Salve, io sono Antonio Sciotola, Trade SysTech. Oggi in questo video, trading genetico automatico, parliamo di un tool, di un software che trovo molto interessante. È stato sviluppato da un bravo trader, possibile scaricare la versione demo per 14 giorni dal suo sito trademade.com. Info, è un trader e anche sviluppatore australiano e dicevo, trovo questo software molto interessante per una serie di motivi. Cercherò di toccare subito i punti essenziali tralasciando il superfluo, altrimenti veramente ci sarebbe tanto da dire, ma preferisco toccare subito gli aspetti salienti di questo software. Intanto ha una serie di caratteristiche. La prima che mi sento di citare, ecco, in questo momento, mentre sto registrando, il tool sta lavorando per creare dei trading system su crude oil. E in genere questi software di programmazione genetica richiedono molta risorsa a livello di RAM e di CPU. Ecco, in questo senso, questo software GSB ha la caratteristica che consente, attraverso una password, di default che si va a definire, nell'app setting, consente di, far eseguire queste operazioni molto dispendiose a livello di RAM e di CPU, non sulla nostra macchina, che, come vedete, nel mio caso la CPU, la memory ha ancora valori abbastanza accettabili. La mia non è una macchina estremamente potente. Dicevo, consente di elaborare, di fare l'elaborazione su un cloud che è messo a disposizione proprio da questa casa. Ecco, se vado infatti sulla tendina status, come vedete si apre questo riquadro in cui vedete ben 11 server messi a disposizione. Uno, se vedete la prima linea in alto, si trova a Chicago e sono quindi server messi a disposizione dal cloud di questo software su cui fate girare la vostra applicazione. Quindi di solito su computer normali PC, normali desktop, questi software veramente rischiano di bloccare, ma non ce la fanno nemmeno a lavorare perché hanno bisogno veramente di tanta RAM, mentre invece tutti questi server hanno veramente una potenza interessante, notevole, insomma. Tant'è vero che se io adesso provo, adesso sta elaborando, l'ho lanciato da poco, ha trovato un migliaio di sistemi. Se io lo fermo, pulsante rosso stop, le risorse del mio are you sure you want to know? Yes. Le risorse del mio computer non variano molto, a riprova del, ecco, vedete, praticamente come prima. E questa è già una prima caratteristica molto interessante di questo software. Non è di difficilissimo uso, dico subito questo, che in generale una volta che uno gioca un po' con i vari settings per trovare la combinazione che restituisce sistemi un po' più robusti e poi vediamo in dettaglio come, è possibile salvarlo questo setting semplicemente con Save Optimization Setting As. E quindi una volta che uno ha trovato un setting interessante, lo può facilmente caricare con load dove è stato salvato, per esempio. Quindi magari non so perché, poi sul perché il settings sia migliore di un altro, lo vedremo nella fase di validazione a valle di questo video. Ma andiamo in dettaglio. Una cosa che per esempio trovo molto interessante è il fatto che consenta di elaborare i codici, di creare dei codici in multi-data stream. Cosa vuol dire? Faccio prima a prendere un workspace da TradeStation. In questo caso, come vedete, io ho sia data 1 che data 2, cioè ho il mio codice che opera trada crude oil, ma utilizza data2, in questo caso heating oil, come seconda source per creare il mio codice, la mia strategia.
Quindi io semplicemente vado a scaricare questo price data in una cartella di default, ecco per esempio qui, ad un minuto però, e capiamo meglio perché. Quindi semplicemente scarico il price data da TradeStation o da un'altra fonte, eccetera, e lo salvo in una cartella. Consiglio appunto di salvarli con barre da un minuto, anche se poi noi vogliamo creare, come in questo caso, strategie con bar interval, in questo caso a 30 minuti. Quindi attenzione, no, io qui non dobbiamo scaricare con minute bar a 30, ma a un minuto, quindi un file bello capiente. Questo perché? Perché GSB, che adesso apriamo, ecco, consente, in altre parole, di scaricare, di utilizzare il file a un minuto. Ecco, io per esempio qui ne ho diversi, questo è quello di cui stavamo parlando prima, QDOIL a un minuto, e consente di costruire in automatico il time frame che voglio, 30 minuti, 60 minuti, 180 minuti, semplicemente utilizzando questa colonna moltiplicatore. Se io, per esempio, fossi interessato a 45 minuti, basterebbe scrivere, digitare 45 nella colonna multiplier e vedete che il time frame cambia da 30 a 45. Vedete? L'altra cosa che devo dire trovo molto interessante è il fatto che i codici che vengono creati non solo su un unico, uno può scegliere proprio per cercare di non fittare troppo su un unico time frame. In questo caso io ho scelto di costruire i miei codici non su CrudeOil a 30 minuti e Data2 Heating Oil a 30 minuti, ma dico al software, vedete qui ho evidenziato, di trovarmi dei codici che vadano bene anche su 31 e 29, insomma nell'intorno di 30. Ecco, quindi nell'intorno di 30, di trovarmi dei codici che lavorino, che vadano bene su 30, 29 e 31. E questo è data 1 e data 2. Questo è già un piccolo elemento interessante. Io qui sto costruendo, tra l'altro, delle strategie intraday, e quindi per far questo è sufficiente che gli si dica qui di chiudere a fine giornata, e quindi in questo modo starei lavorando con delle strategie intraday. Cos'altro secondo me è importante dire? Intanto questo aspetto. L'altra cosa che mi piace, soprattutto quando si creano delle strategie intraday, è che i codici che vengono creati possono essere creati in modo tale che un giorno possa essere in sample e un altro giorno out of sample. Cioè, di solito le strategie per testarne la robustezza utilizzano questo concetto dell'intero periodo storico, magari l'80% è in sample e l'ultimo 20% è quel campione su cui si va a testare il codice chiamato autosample. In questo software, questo per quanto sia un concetto di per sé comunque utile, può avere un limite dettato dal fatto che magari abbiamo la fortuna che gli ultimi anni, l'ultimo 20% di autosample magari era favorevole a quel mercato. Invece, soprattutto con ad esempio l'intraday, io posso dire di tradare un giorno e di saltarne il secondo, oppure di tradare 2 giorni e di saltarne uno, o come voglio. Io di solito preferisco testarlo con un giorno che trada e l'altro giorno non trada. In questo modo, tutto il periodo out of sample, per usare un'espressione magari non proprio correttissima, è spalmato sull'intera serie storica e non soltanto sull'ultimo periodo. In più, poi lascio sempre comunque un buon annetto, quasi un anno e pochi mesi, in questo caso, adesso mentre stiamo registrando siamo a marzo 2019, quindi qui abbiamo tutto il 2018, più i primi 3 mesi, 2 mesi del 2019, comunque fuori, su cui poi vado comunque a testare i codici che vengono creati. Ecco,
Ecco, quindi ovviamente queste equity line che vedete qui di diverso colore si riferiscono ai tre time frame su cui stiamo costruendo il codice 29, 30 e 31. Quindi appunto in questo caso, come dicevamo, noi abbiamo chiesto di chiudere la posizione a fine giornata, quindi il famoso set exit on close, anche se in genere suggerisco di creare delle custom session. In questo caso, diciamo, nella fase della seduta borsistica in cui ci sono maggiori volumi. Ecco, quindi tornando al nostro GSB, questo è un aspetto. What else? Ecco, sottolineo ancora una volta il fatto che poi capiremo come facciamo noi a capire se un certo setting è migliore rispetto a un altro, ma lo vedremo dopo. Il fatto che uno possa salvare questo settings, save, optimization setting as e poi load, gli consente di non dover riscrivere ogni volta il settings che si dimostra essere promettente. Per esempio, se nel filtro della fase di training voglio provare un profit factor ad esempio 2 o che ne so 2.2 per esempio, a questo punto salvo questo nuovo settings con un altro nome e poi lo richiamo successivamente per capire come funziona, ecco. Quindi questo è un fatto abbastanza utile. A questo punto vediamo. Oh, questo che vedete qui è chiaramente il repository in cui vengono salvate tutti i codici, tutte le strategie. Io l'ho fatto girare per pochissimo, ne ho trovati più o meno mezz'ora, un migliaio circa, poco più di un'oretta, ne ho trovati circa un migliaio. E io da subito, visto che le strategie sono state trovate su solo lavorando per un giorno sì e un giorno no, vi ricordate? Io gli ho detto trada per un giorno e il giorno successivo non tradare. A questo punto io potrei chiedermi, ok, di queste 1063 strategie, queste 1063 strategie, se le faccio lavorare sulle giornate out of sample, cioè su quelle giornate in cui la mia strategia non ha lavorato e quindi non sappiamo come funzionerebbe, potrei confrontare le principali metriche delle giornate in sample rispetto alle giornate out of sample e avere subito un'idea, capire subito se questo settings mi ha creato un degrado accettabile. Più facile a vedersi che a spiegare. Mi spiego meglio. Allora, io evidenzio tutto il repository che è un po' come un foglio Excel. Poi gli dico statistics, calcola e salva clipboard A. Ecco, quello che vedete qui, in pratica, per tutte le giornate in sample, io riporto il net profit medio, il drawdown medio, l'average trade medio, la percent profitable, e così via, il rapporto net profit su drawdown. Poi gli dico, quindi questa, attenzione, questa è la media di tutte le metriche, delle metriche, di tutto il repository, in questo caso 1063 sistemi, operanti sulle giornate in sample. Adesso io dico al mio repository, ovvero a tutte le strategie, benissimo, vediamo cosa mi combini sulle giornate out of sample. E come si fa questo? Mouse destro, end day mode, in questo caso passiamo da do not trade to trade, cioè gli sto dicendo, gli dico di sì, ecco adesso ci metterà un po', sta elaborando, vediamo, quindi magari fermo la registrazione perché ci metterà almeno una decina di minuti. Lui che cosa sta facendo? Semplicemente codice per codice, lo sta facendo lavorare su quelle giornate out of sample. E forse avrete già capito, una volta avute le metriche sulle giornate out of sample, le salvo in clipboard B e confronta lui automaticamente le metriche, addirittura fa un calcolo del decadimento. E quindi chiaramente se ho dei decadimenti elevati,
Forse c'è qualcosa che non va, ho affittato troppo, e questo è secondo me una caratteristica molto utile. Ok, lasciamo completare questa elaborazione. Ripeto, lui adesso, non so se vi è chiaro, non sta creando codice, semplicemente sta facendo girare i 1063 codici sulle giornate autosample. Vi dico subito che 1000 è un numero molto molto basso. In genere, per tirar fuori poi delle cose che andiamo a selezionare, bisogna ragionare almeno sui 20.000-30.000 sistemi. Questo richiede molto tempo. Io in questo video sto semplicemente spiegando cosa fare, come fare. 1000 è probabile che io ottenga un decadimento molto elevato, ma perché il campione è poco significativo. Quindi attendiamo che l'elaborazione si completi. Benissimo, l'elaborazione è completata, quindi ripeto, qui abbiamo le metriche per le giornate in sample. Adesso ho fatto lavorare il codice sulle giornate out of sample e indovinate un po', statistics, ovviamente, chiamerò, calcola le metriche, la media di tutte le metriche del mio repository sulle giornate out of sample e salvale in clipboard B. Ed ecco qua il confronto. Ecco qua, addirittura vi calcola proprio il decadimento, abbastanza elevato a mio avviso, ecco perché vi dicevo 1000 intanto sono pochi, e poi io non sono stato troppo a guardare il settings, però la cosa interessante è che mi dice, guarda, nel passare dalle giornate in sample a quelle out of sample hai un decadimento del net profit. Dello zero, del più o meno in questo caso 15%, decadimento del 15%, stessa analisi per il drawdown, stesso decadimento per l'average trade. Parliamo di valori medi, quindi questo è l'average trade media su tutto il campione giornate in sample e qui delle giornate out of sample. E questo è il decadimento che è del 15%. Stessa cosa per tutte le altre metriche. La media di tutte queste metriche mi dice che nel passare dall'insample all'autosample su tutto il campione storico, in questo caso vado a memoria 2006, credo, vediamo un po', da dove nel 2007. Ad oggi, o meglio, non ad oggi, alla fine del 2016, ho un decadimento del 17%. Bene, nulla mi vieta a questo punto, prima di lanciare il mio setting su un che crei un repository sostanzioso di 20.000 sistemi, posso giocare un po' con questi settings, creando magari 3.000, 5.000, 10.000 e capire cosa funziona meglio. Per esempio, potrei dirgli: guarda, riduci, proviamo a capire cosa se la situazione migliora, facendo in modo che nell'elaborare questi codici il massimo stop loss, non lo stop loss, questo 7.000 non vuol dire che sul singolo sistema io avrò uno stop loss di 7.000, no, geneticamente lui trova lo stop loss migliore tenendo presente che non deve superare il 7.000, quindi magari può essere che trova 2.000, 3.000, ecco. E quindi magari giocare ad esempio su questa variabile, oppure magari riducendo un po' il profit factor, 2.2 è decisamente elevato, o il person correlation coefficient che confronta l'equity line con una retta. Insomma, ci si può veramente sbizzarrire e magari utilizzare un altro price file. In questo caso, ad esempio, anziché come data 2 utilizzare heating oil, potrei utilizzare un altro energetico, natural gas o quello che voglio, insomma. Però, discorso penso che sia chiaro. La cosa bella, a mio avviso, è che automaticamente io prima di scegliere la mia strategia. Se ho un decadimento troppo elevato, 20-25%, 17% è ancora troppo, secondo me, neanche ci provo poi a sceglierne qualcuna dal mio repository, in questo caso di 1000 sistemi. Ok, chiarito questo, l'altra cosa simpatica che consente questo software è, una volta che io ho scelto le mie strategie, una volta che le ho create, le vado a validare, a verificare.
altri time frame. Allora, noi abbiamo creato i nostri sistemi su interval bar di 29, 29, 30 e 31. Ok? Creati questi codici, potrei dire: ok, vediamo cosa succede se, ops, pardon, faccio girare di nuovo i codici così come li ho creati, tutto il repository, non su 29, 30, 31, ma su altri intervalli. Anziché 29, 30, 31, da 20 a 40 minuti, escludendo chiaramente 29, 30 e 31 perché ce li ha già trovati, e con, non so, intervalli di 2 minuti, 1 minuto, insomma, ci si può sbizzarrire come vogliamo. Vedete, di nuovo, io qui non devo caricare price file, scaricare da trade station, verrebbe una cosa veramente disumana. Questo simpatico moltiplicatore mi consente di creare tutti i time frame che voglio. In questo caso, vedete, il time frame di 40 minuti ops, è ottenuto semplicemente utilizzando il moltiplicatore 40. Credo che sia abbastanza chiaro. Non solo, ma addirittura, e anche qui, una volta che ho scelto il time frame di verification, li vado a salvare, così la prossima volta basta, ormai avete capito, con un semplice load ricaricare il price file di verification. Non solo, ma addirittura io potrei scegliere un altro criterio di verifica, non un diverso time frame, ma un altro mercato eventualmente affine a quello su cui sto cercando delle strategie. E quindi testare non su un diverso time frame, ma su diversi mercati. Io qui l'avevo già salvato, vediamo se mi ricordo dove l'ho salvato. Load Optimization Settings, GSP Manager, poi vediamo un po', vado a memoria, data, settings, optimization manager. Ecco, dovrei averlo. Vedete quanti ne creo? Perché magari voglio un po'. Ecco, mi ricordo dal verification multimarket. Vediamo cosa mi carica. Vedete, io qui. Cosa interessa. Oh, ecco, questa è una cosa molto interessante. Vi ricordate, noi abbiamo quindi creato su crude oil e data 1, e data 2 è heating oil, ok? Cioè, stiamo parlando di questa roba qui. Data 1 è crude oil 30, data 2 è heating oil 30. Ecco, torniamo al nostro GSB. Io adesso, anziché verificare sul diverso time frame, posso dirgli di verificare su un altro mercato dove, ad esempio, anziché prendere come data 1 crude oil, inverto. Data 1 è heating oil e data 2 crude oil, oppure è RB e crude oil, oppure NG e crude oil. Io l'ho già salvato. In questo caso, se io lancio una verifica, lui fa girare i codici del repository, scusate, quel migliaio di codici. In questo caso, vedete, ho evidenziato in questo riquadro. Su questi tre price file, dove data 2 è sempre crude oil, vedete, crude oil 1430, crude oil 1430, è sempre lo stesso. Vedete, stiamo parlando, 1430 è l'inizio della sessione, ma data 1 cambia perché una volta RB, poi HO e poi NB. E quindi, per esempio, potrei chiedermi come funziona, se funzionano i miei codici su altri mercati. E questo tool vi calcola in questo caso anche qui da uno score di verifica, un punteggio. Vediamo meglio in dettaglio. Ad esempio, supponiamo che io voglia fare un verify, una verifica su diversi questi nuovi time frame, quindi di nuovo load. Ci metto un po' perché, scusate, l'ho salvato in una cartella. E ogni volta devo andarla a recuperare. No, non è.
Status manager, data settings, optimization. Apriamo quindi il setting del multi-time frame verification, ok? Quindi vedete queste ultime sono nomi che ho dato io per ricordarmi. Multi-time frame verification, cioè verifico i codici, i repository su nuovi time frame da 20 a 40 oppure su nuovi mercati con la spiegazione che vi ho fatto prima. Facciamo una verifica per ora sul time frame. Ok, ora. Cioè, li potete anche scrivere a mano ogni volta. Io non lo faccio perché sono un po' perché sono pigro, un po' perché non voglio, per evitare di fare errori. A questo punto, visto che in questa, vedete, in questa etichetta io ho caricato tutti i price file con time frame da 20, 24, 25 fino a 40, escludendo quelli su cui ho già creato i miei codici, e evidenzio tutto il repository, e indovinate un po', mouse destro, verify. No, verify. Ecco, io qui per esempio ne ho già lanciato uno, facciamone uno soltanto per farvi capire di cosa stiamo parlando. Verify, lui cosa sta facendo? Questo codice che adesso ho selezionato, questa strategia che ho selezionato, la sta facendo girare sui 10 time frame, ed ecco qua il risultato. Ecco, 10 su 10 ha trovato, e quindi sì, dal punteggio medio addirittura dà un miglioramento dello 0,5%. E lo faccio a questo punto, lancio su tutto il repository e quindi evidenzio tutto il repository e poi faccio verify. Ecco, adesso sta elaborando su tutto il repository, quindi magari ci fermiamo un attimo, mettiamo un attimo in pausa. Bene, il processo di verifica non si è ancora completato. Sta andando avanti. Intanto capiamo cosa vuol dire questa, capiamo un pochino meglio cosa vuol dire questa verifica. Per esempio, sui miei 10, in questo caso lui su questa particolare strategia, su questo particolare sistema, il verification score è di 10 su 10, cioè il massimo. Vuol dire che quel codice iniziale che era stato, ripeto, sviluppato su questi tre time frame 29, 30 e 31 funziona bene anche su tutti gli altri time frame da 20 a 40. In base a quale criterio? Beh, il criterio lo possiamo stabilire noi, andiamo giù, in questo filtro tramite questo performance filter verification, cioè possiamo essere un pelino più cattivi o un po' più, per così dire, un po' meno severi, aumentando, diminuendo il person correlation coefficient, il profit factor, eccetera. Di solito vanno bene già i valori di default, diciamo che uno trova già nel software, magari aumentare, o di solito tendo ad aumentare un poco il fattore di person correlation coefficient, che deve essere a meno di 0,95, che ricordo indica quanto la equity line si avvicina ad una retta. Il massimo è 1, ma è ovviamente puro fitting, quello non mai 1, ovviamente. Quindi, stabilito questo criterio, il sistema mi dice: guarda, per questo codice hai un punteggio di 10 su 10. Perché tutti i 10 time frame, tutti e 3, 10 bar interval rispettano questa condizione che abbiamo stabilito qui. Ecco, lui sta ancora elaborando, ovviamente non trova tutti i 10, trova dei 3, dei 6, credo anche degli 0, ovviamente, da qualche parte vedete 0, chiaramente questo noi lo escluderemo. Se noi allora sortiamo questo verification score, un po' lento perché, ahimè, adesso sta lavorando sul mio computer e quindi non ho più le risorse di rete. Vedete, ho sortato e quindi ho un po' di 10 e poi 9. Annullo il processo perché
pelino lungo, altrimenti cancel verify. Are you sure you want to? Ah, lui ha trovato, giusto, sbagliato, dovevo selezionare tutto il repository e poi fare cancel verify. Dov'è? Ecco qua. Sì, yes. E quindi adesso abbiamo fermato il verify. Che ce ne facciamo di questi sistemi che noi abbiamo verificato? Semplicemente io mi seleziono magari i migliori, diciamo almeno quelli con 9. Li vado a selezionare. Troppo è il mio computer che è lento, perché oltretutto sto anche registrando e quindi dobbiamo un po' aspettare, un po' di pazienza. Però ecco, vi anticipo che cosa uno si può aspettare, perché ho aperto TradeStation, il software. Adesso sto anche registrando, purtroppo tutto sulla mia macchina, non sto in rete, non sto utilizzando il cloud per questa operazione. Ecco, forse ce l'abbiamo fatta. Dicevamo, quindi, una volta selezionati quelli con il verification score migliore, cioè che funzionano su più time frame, me li salvo da qualche parte e per esempio li posso mettere in favorite A, come in questo caso yes, excellent. Quindi, e ne ho 59, tutti con, li ho messi per ora tutti con excellent, sono quelli con punteggio 10 su 10 e 9 su 10. Ma a questo punto, di questi ho 59, sono pochini, perché ricordo il mio repository era parecchio striminzito. Potrei dirmi benissimo, ma a questo punto facciamo, visto che abbiamo fatto il multi-time frame verification, potremmo fare il multi-market verification e vedere cosa succede facendo lavorare questi codici su mercati affini, che nel caso del crude oil abbiamo detto essere heating oil piuttosto che natural gas. E quindi semplicemente io vado a cambiare il verification price, che ripeto, non faccio a mano perché è tedioso e posso sbagliare, avendolo già fatto prima, lo vado a caricare dal mio file, dal mio folder, settings, manager, no, sbagliato, scusate, CSV, data settings, ok, GSB, e poi data settings optimization manager, ed ho il multimarket, ecco qua. Ripeto, stiamo semplicemente caricando di nuovo i setting che ho salvato e stavolta non ho più il price file formato dal multi-time frame, ma dal multi-market, cioè data 1 non è più crude oil, ma è RB, HO, NG, e data 2 è sempre crude oil. Non lo faccio per tutti i 59, ma ad esempio proviamo a vedere cosa succede se faccio un verify solo sul primo. Ok? Quindi io adesso, per questo sistema che si è dimostrato essere eccellente sui 10 time frame, ci stiamo chiedendo come si comporta il verify, che risultato restituisce nel caso del multi-market. Ed eccolo qua, è uscito 2 su 3, cioè lo stesso sistema che ha dato 10 su 10 per i multi-time frame, da 2 su 3 anche sul multi-market, che insomma è abbastanza insomma, interessante, ecco. Quindi adesso qui vedete le varie equity line operanti sui diversi gli altri mercati. E questo è quanto. A questo punto, in questo mio repository in cui sto salvando
veramente i migliori, cioè quelli che magari danno un comportamento notevole. Adesso mirate questo numero, meno 49, perché ho cambiato il verification dal time frame a multi market, quindi adesso tengo dei valori elevati. Capirete che quello che io posso fare una volta che li ho selezionati tutti, il migliore, ad esempio, questo per me è uno molto buono, lo posso salvare in favorite B, yes, excellent, e in B ho quello che ho salvato, adesso sta, eccolo qua. Potrei per esempio vedere come si comporta. Vi ricordate che abbiamo quel anno e passa di out of sample? Dov'è? Eccolo qua, dalla fine del 2000, quindi praticamente tutto il 2018 e i primi 3 mesi del 2019, potrei dirgli fammi vedere come ti comporti sull'altro periodo, appunto su questo periodo che è not tradable e ovviamente end mode all. Ecco qua. E quindi potrei andarmi a selezionare, fare una sorta di sottoinsieme in cui seleziono i migliori anche in base alle metriche, soprattutto ad esempio il rapporto net profit sul drawdown e quant'altro. E alla fine, sui migliori, adesso qui non sto facendo, attenzione, una vera e propria selezione, non sto lavorando per scegliere i migliori, sto solo spiegandovi alcune delle caratteristiche di questo software che trovo piuttosto interessanti. L'ultimo passo sarà lanciare una walk forward che, udite udite, anche questa può essere fatta eseguire non sulla mia macchina. Ricordo che la walk forward è molto molto time consuming e performance consuming, quindi anche lì ci vuole una macchina abbastanza potente, e posso dirgli di fare questa walk forward su best worker, cioè di nuovo on cloud, run genetic multi-thread, beh in questo caso è uno solo e quindi va bene così. E adesso vedete, lui sta eseguendo la walk forward, ci spostiamo sul tab walk forward, su quel sistema che io su cui voglio fare la walk forward. Lui adesso si è messo in waiting perché sta eseguendo sul server. Di nuovo, vedete, adesso richiama di nuovo tutti i 10 server del cloud e sta lanciando questa walk forward, insomma, che richiede un pochino. E quindi possiamo veramente su un unico software fare parecchie cose, che ripeto, fare un verify, dov'è? Verify multi time frame, verify multi market, scegliere anche i criteri con cui faccio questa verifica, se utilizzare dei valori più o meno severi, e i migliori, quelli che danno delle metriche migliori anche sul vero out of sample finale, posso lanciare una walk forward e scegliermi finalmente i migliori, quindi andrò a scegliere il codice. In questo caso, dopo la walk forward, vedremo proprio la scritta walk forward e scegliere il codice finale, lo incolliamo in TradeStation e otteniamo poi qualcosa del genere alla fine. Ecco, questi sono stati tutti sviluppati con appunto il tool che stiamo spiegando e quindi fare le selezioni del caso. Benissimo, io ripeto, in questo video non ho voluto spiegare, non sono entrato nel dettaglio, anche perché come abbiamo visto ci siamo fermati su un numero abbastanza contenuto di sistemi e l'obiettivo era quello di mostrarvi un po' alcune delle caratteristiche che trovo veramente interessanti. Ecco, vedete, adesso è partita running, prima era in waiting, adesso sta partendo e fra un po' vedremo che il valore 100% perché avrà completato la walk forward analysis dei parametri del sistema. Quindi mi premeva mostrarvi un po' le caratteristiche secondo me più interessanti di questo software che ripeto potete tranquillamente utilizzare come trial per 14 giorni dal sito TradeMadeInfo. Io direi mi fermo qui. Grazie per la vostra attenzione.
e un caro saluto da Antonio Ciotola. Alla prossima, ciao!